La virologia diagnostica si effettua tramite due approcci: un approccio diretto, che si avvale di tecniche che servono per identificare un virus partendo direttamente dal campione clinico, e un approccio indiretto, che invece si avvale di tecniche in grado di rilevare la presenza degli anticorpi contro specifici antigeni virali. Tra gli approcci diretti sicuramente vediamo l'estrazione e la ricerca di acidi nucleici, quindi RNA-DNA, la microscopia elettronica, la ricerca di antigeni con immunofluorescenza e anche l'isolamento del virus in colture cellulari. Per quanto riguarda l'infezione da SARS-CoV-2, sicuramente il gold standard delle metodiche è la ricerca del suo acido nucleico, del suo RNA in tamponi nasofaringei. Per poter isolare e moltiplicare un virus in un laboratorio è necessario utilizzare un modello di infezione specifico. Possiamo intendere gli animali, quindi le comuni cavie da laboratorio, topi, conigli, fino a raggiungere i primati. In alcuni casi si possono utilizzare le uova embrionate e infine anche le colture cellulari. Le colture cellulari si dividono in due grandi gruppi: le colture primarie, allestite a partire da un organo animale o umano e che hanno come caratteristica principale quella di avere una vita finita, cioè non possono essere moltiplicate per più di una decina di generazioni. Dopodiché bisogna riallestire la coltura primaria. Il motivo è che dopo un po' di tempo queste cellule vanno in un processo naturale di senescenza e apoptosi. A differenza, una linea cellulare continua è una linea cellulare immortalizzata. Queste cellule possono avere un'origine tumorale o possono anche derivare da cellule normali che vengono trasformate in modo da comportarsi come cellule derivate da un tumore. Le cellule crescono in un opportuno terreno di coltura che viene addizionato di siero bovino fetale, ma viene addizionato anche di antibiotici e antimicotici. Le colture cellulari vengono mantenute all'interno di un termostato a temperatura assa di 37 gradi centigradi con il 5% di CO2 in presenza di un'atmosfera umidificata al 90%. Le linee cellulari si possono coltivare in adesione. Con crescita in adesione intendiamo tutte quelle cellule che tendono a crescere come un tappeto. Le linee cellulari che crescono invece in sospensione, come ad esempio quelle della linea del sangue, i linfoblasti, crescono all'interno del terreno liquido senza aderire alla superficie. Per isolare SARS-CoV-2 noi abbiamo utilizzato nel nostro laboratorio le cellule vero e 6. Le cellule vero e 6 sono cellule epiteliali derivate dal rene della scimmia verde. Non sono tumorali, ma sono state trasformate in modo da potersi moltiplicare in maniera indefinita. Hanno un tempo di duplicazione di 22 ore e possono essere gestite in un laboratorio di biosicurezza 1. Il SARS-CoV-2 per infettare le cellule utilizza l'enzima di conversione dell'angiotensina 2 e le cellule vero e 6 presentano il recettore per questo enzima. Il materiale di partenza è chiaramente un tampone nasofaringeo o un lavaggio broncoalveolare. Il materiale clinico deve essere infatti raccolto nei siti di replicazione o di eliminazione del virus. È importante farlo durante la fase acuta della malattia. Si verifica la positività del campione, la realtà del PCR ci permette di accertare anche il livello di carica virale. L'isolamento del virus deve essere necessariamente effettuato all'interno di un laboratorio di biosicurezza 3. All'interno di questo laboratorio è presente una pressione negativa. Il flusso d'aria si è sempre diretto verso l'interno in modo da contenere eventuale contaminazione. A questo punto il primo step è la filtrazione attraverso dei filtri con una porosità di 0,2 micrometri. Un'aliquota di questo campione viene utilizzato per infettare una sospensione 2 milioni di cellule, 0 e 6, e il tutto viene incubato all'interno del termostato di cui vi parlavo prima. La presenza del virus è rivelata con un microscopio rovesciato con un obiettivo 10 per dallo sviluppo di un caratteristico effetto citopatico entro le 48 ore. Nella parte sinistra dello schermo c'è un monostrato di cellule 0 e 6 non infettate dal virus. A destra c'è proprio una perdita di forma, si formano inclusioni cellulari, inclusioni citoplasmatiche, un aspetto necrotico, con la formazione di sincizi cellulari. Si giunge alla completa e totale distruzione del monostrato cellulare. Il campione deve essere fresco, quindi prelevato entro poche ore. Inoltre c'è la necessità che il campione sia altamente viremico, data da un basso ciclo soglia nella real time, perché ci siamo resi conto che c'è un'elevata difficoltà nell'isolare campioni a bassa carica virale e quindi con un elevato ciclo soglia. Un'altra difficoltà è legata al tentativo di isolamento di campioni.
segnalazioni provenienti da pazienti in follow-up, perché la possibilità di isolare il virus può dipendere dallo stato immunologico del paziente. Il secondo campione in rosso, che ha un ciclo soglia di 17, è tutto sommato un ciclo soglia molto basso, indica in realtà un'alta carica virale, tuttavia non siamo riusciti ad isolarlo. Questo campione apparteneva a un paziente in follow-up a circa un paio di mesi dal momento in cui è stato dichiarato positivo al virus. Il paziente ha risposto all'infezione, probabilmente il virus è tutto complessato con anticorpi, quindi non riesce a interagire con quel recettore dell'ACE2 presente sulla superficie delle cellule. Sicuramente isolare un virus consente di conservarlo. Avere un virus isolato significa poter sperimentare nuove terapie. Avere un virus isolato significa avere la possibilità di sequenziarne il suo genoma. Non tutti i laboratori sono dotati di un laboratorio di biosicurezza 3. Esponiamo l'operatore a un rischio maggiore. Il campione deve essere fresco. Chiaramente non tutti i virus sono isolabili, l'isolamento virale, se non associato a una tecnica molecolare piuttosto che una tecnica sierologica, risulta essere comunque poco sensibile.